Carissimi amici di Maria Vision, oggi vi do un benvenuto da un paese che si chiama Grotteria. Ci troviamo in Sud Italia, in Calabria, in provincia di Reggio Calabria, dove Gesù finalmente è arrivato alla sua destinazione, al luogo dove è stato desiderato, dove finalmente oggi è arrivato sul luogo, sulla parete dove sarà esposto ai fedeli. Avete visto questo quadro nascere, avete visto come l'ho fatto. Oggi è il momento importante perché questo quadro finalmente prende vita, prende questa sua vita in dove veramente Gesù potrà arrivare ai cuori delle persone attraverso questa immagine, attraverso il cuore da cui esce la luce, potrà toccare altri cuori e cambiarli come ha fatto con il mio cuore. Sono emozionato perché veramente è un momento. Per me è molto, molto toccante essere proprio il luogo dove questo quadro è stato tanto desiderato dal parroco stesso, da Don Giuseppe, che veramente questo quadro vorrebbe da qui prendere una nuova vita, un nuovo slancio. Però prima di parlare questa immagine vorrei ancora finire alcune cose che non ho detto prima perché avete visto nascere la parte superiore e la parte inferiore dove ci sono i piedi e l'ho fatto il secondo momento perché non, come ricordate l'immagine era molto, molto grande e non mi ci stava in casa, perciò ho dovuto alzarlo e mentre stavo facendo questo dipinto da parte bassa che è molto importante perché siamo praticamente nel luogo dove si riceve la grazia, siamo ai piedi di Gesù, ai piedi da dove si vedono le ferite luminose, ma i piedi che siamo proprio in una posizione dell'adorazione. Io ho passato davanti a questo dipinto alcune notti ai suoi piedi a dipingere la parte bassa e vi dirò che è un'esperienza molto forte, perché questo luogo proprio è privilegiato. Qui siamo sotto i raggi, che questi raggi che compiono il miracolo del cambiamento del cuore, questi raggi hanno un grande potere, questi raggi che ci avvolgono hanno potere di cambiare anche la nostra vita, la nostra anima, di purificarla e di santificarla. Un'altra cosa importante che sarebbe subito da sottolineare è la scritta che Gesù ha voluto che sia messa proprio ai piedi di questa immagine, di questo quadro. La scritta che Santa Faustina, il primo momento, non ha chiesto Gesù cosa doveva essere scritto, se per caso voleva che sotto il quadro fosse scritto il re della misericordia o qualcosa del genere. Invece Gesù ha detto no, tu devi scrivere Gesù, confido in te. È molto profondo questa frase. Questa frase perché esprime quello che Gesù si aspetta dalla nostra parte, questa frase che apre il nostro cuore alla totale fiducia al cuore suo, alla sua persona. Questa frase che tra l'altro è stata anche chiamata una chiave dell'accesso, questa scritta è una chiave che quando si apre questo quadro, questa immagine, veramente comincia a funzionare, comincia ad operare in noi. Nella nostra vita, perché la fiducia, Gesù vuole, non da noi, non vuole nient'altro che la totale fiducia, un totale abbandono, che lui possa agire, che lui possa fare le cose, e proprio per questo lui pretende da noi la totale fiducia. È una cosa difficile, una cosa che richiede tante volte un sforzo, un forte sforzo, perché noi col nostro ragionamento vogliamo sempre fare le cose un po' come vogliamo noi e vogliamo anche dominare la nostra vita, dominare quello che facciamo. Invece lui vuole entrare totalmente nella nostra vita e quindi la cambia. Noi gli diamo il potere di cambiarla, quindi questo quadro è meraviglioso, è miracoloso il momento in cui veramente noi partecipiamo in quello che lui chiede. Allora sì che questo quadro possa compiere dei miracoli grandi e il miracolo più grande è cambiare noi, i nostri cuori, la nostra vita, come fatto anche con me. Adesso vorrei alzarmi un pochino e parlarvi anche dei raggi, che questi raggi non sono semplici raggi,
avete forse in mente anche altre immagini dove ci sono la Madonna con le mani da cui escono i raggi, ma in questo caso parliamo dei raggi veramente spirituali. Questi raggi hanno un potere fortissimo. Santa Faustina vede questi raggi dal cuore di Gesù, ma vede anche in altre circostanze, quando per esempio usciva dall'ostia, dal tabernacolo, dalla cappella dove lei pregava e si espendeva su tutto il mondo. Questi raggi sono vivi. Qui si tratta non solo di una luce fisica, anzi di una luce spirituale, una luce che va ben oltre la materia, la fisicità. Una cosa interessante, curiosa, che magari chi ha letto Diario di Santa Faustina ha notato, qualcuno magari è sfuggito, ma questi raggi furono visti anche in un'altra ragazza. Santa Faustina chiama una ragazza che era lì, una postulante probabilmente, che vede questi raggi uscire dalla cappella, da questo tabernacolo, e rimane scioccata, rimane stravolta, perché non gli davano pace. Ha visto questi raggi, ma non ha visto la figura di Gesù. È molto interessante questa cosa, perché questo proprio per farci capire che Gesù questi raggi ha voluto proprio come un qualcosa di altissimo, come qualcosa che va ben oltre anche la nostra immaginazione, ma che poi, pur essendo una cosa spirituale, può essere anche visibile anche con i nostri occhi, come è stato in questo caso di questa ragazza. Questa ragazza poi chiese anche a Santa Faustina se anche lei per caso ha visto questi raggi. Santa Faustina ovviamente ha visto sia Gesù, ha visto anche i raggi, ma non poteva parlarne, quindi rimane una situazione abbastanza così un po' imbarazzante, perché non poteva dire tutto, però è una cosa interessante che questi raggi erano un qualcosa di veramente stravolgente. Io ho avuto questa piccola fortuna di vedere questi raggi nel mio sogno e vi dico che è una cosa incredibile, un qualcosa che non ha un paragone in questa terra, in questo mondo. Quindi questa luce di Gesù che esce dal cuore è qualcosa che veramente cambia. Parlando poi della pittura, del quadro, vi dirò che non è anche facile realizzare questi raggi. Questi raggi poi per dipingerli, proprio per così parlando così anche dal punto di vista pittorico, artistico, non è facile, perché i raggi, qui parliamo della materia che è luce, le particelle di luce che escono dal cuore di Gesù, e quindi non è una materia nel senso così, non è come un tessuto per esempio, quindi bisogna anche distinguerlo, perché i raggi hanno una caratteristica che sono trasparenti ma sono anche luminosi, perciò anche dipingere un color rosso luminoso è abbastanza difficile, lo dico subito, chi magari ha provato a dipingere questi raggi oppure visto le stampe in giro. Non è facile trovare un bel raggio rosso che sia trasparente e che sia anche luminoso, perché la parte luminosa, la parte rossa deve essere anche più chiara del vestito, che sostanzialmente è chiaro, bianco. Allora, parlando già dei raggi, adesso vi dico subito del vestito. Il vestito di Gesù non è un vestito bianco, diciamo, forte, è un colore che richiama quei colori di una volta, quei colori che potevano essere disponibili a quel tempo di Gesù, quindi noi possiamo immaginare il tessuto, ma la cosa molto più interessante non tanto il colore della stoffa di cui era fatto il vestito di Gesù, ma quanto proprio il fatto che questo vestito, questa veste di Gesù era fatta dalla Madonna. Allora, qui volevo un attimo soffermarmi su questo particolare che è, secondo me, molto importante. Voi vedete questo vestito che si vede proprio la trama del vestito, di questo tessuto. E voi immaginate che questo vestito fu fatto a mano dalla Madonna per Gesù. È sempre lo stesso vestito che poi fu, quando poi Gesù viene crocifisso, fu tirata a sorte, no? Per questo vestito, perché era fatto tutto di un pezzo, quindi è un vestito prezioso, un vestito fatto a mano della Madonna. Ma quindi voi immaginate che in questa veste di Gesù c'è la presenza della Madre, quindi non solo, come ho detto prima, nel fatto che Gesù ha preso la carne e il sangue dalla Madonna, ma anche il vestito. La veste di Gesù fu fatta da Madonna, quindi qui abbiamo la presenza di Madonna molto, molto così a portata di mano. Quindi in questo vestito possiamo anche contemplare la pazienza, l'amore della Madonna che aveva per suo figlio quando lo faceva questo vestito, e Gesù che lo portava con tutto onore questo vestito fino alla fine. Quindi torniamo sempre al discorso del tabernacolo, Madonna che era la sua prima casa, ma poi la Madonna che lo riveste.
E quindi è sempre presente anche in questa immagine la Madonna come si nasconde anche in questo particolare. Vi avete visto anche le rifiniture di questo vestito, che è un vestito usato. Gesù ha fatto centinaia di chilometri, quindi questo vestito ha una sua storia. Ma adesso, anche dal punto di vista pittorico, vorrei dirvi anche un'altra cosa. Abbiamo parlato dei raggi che hanno una sua caratteristica, che è la trasparenza. L'ho detto, il vestito che c'ha la sua trama come tessuto. Avete visto la scritta che è un oro, sono tutti materiali nobili, preziosi, e anche il pavimento. E nella pittura, quello che volevo anche sottolineare, che nella pittura bisogna sempre riuscire a distinguere il materiale di cosa è fatto, no? Un oggetto, un elemento. Poi ovviamente la carne umana, che ha tutta la sua caratteristica, la pelle, i suoi colori, come si comporta con la luce. Quindi sono tutti elementi che bisogna tenere conto anche quando si dipinge un'immagine sacra, ma non solo sacra, qualsiasi immagine. Bisogna anche tenere conto anche di queste caratteristiche di un materiale, no? Quindi non va trattato tutto allo stesso modo. Anche perché qui vogliamo ottenere il risultato realistico. Qui non è tanto la pittura per eseguire un qualcosa, una specie di sfogo sulla tela con i colori, ma qui vogliamo in maniera assoluta avvicinarsi al realismo, al reale, a quello che è la natura, che l'occhio umano riesce a cogliere. E ovviamente si gioca tutto quanto sulla nostra capacità anche di osservare, queste cose, queste caratteristiche. Vi ho parlato l'altra volta anche del viso di Gesù, che io poi del viso penso che lì, più che parlare, bisogna tuffarsi in questo sguardo di Gesù, riuscirsi, lasciarsi andare, a penetrare dal suo sguardo nel nostro cuore, e riuscire anche a entrare dai suoi occhi, la sua anima, il suo cuore, la sua divinità. Quindi nell'insieme questa immagine rappresenta veramente tanto, come ho detto, questa immagine unica, singolare, nella storia dell'umanità, potrei anche dire, proprio in maniera assoluta, nella storia, un'immagine fortemente voluta da Gesù, perché questa immagine ha un compito di preparare il mondo alla sua seconda venuta, perché lui qui vuole mostrarci come Dio della misericordia. Prima di tornare come giudice, Gesù si mostra con tutta la sua dolcezza, con il suo amore, con la sua bontà, con la sua misericordia, col suo splendore. Un altro importante elemento da tenere conto, ovviamente, nella pittura, ma soprattutto in questo quadro, è il contrasto tra la luce e il buio. Questo contrasto fa sì che questi colori, il splendore della luce di questa immagine risplenda, e questo è dovuto proprio al discorso del buio alle spalle di Gesù. Ma questo buio ha anche il suo significato spirituale, perché qui parliamo anche, pensiamo a Gesù che proprio nel buio dei tempi, nei nostri tempi, ma anche nei tempi della storia, questo buio rappresenta tutta la nostra miseria, la miseria di questo mondo, del peccato, in cui entra la grazia, entra la luce di Gesù, questa luce che cambia, questa luce che dà vita, che porta rende visibile il splendore dei colori di tutte le cose, la luce che splende il buio, che è la luce che è Gesù, perché la luce è voluta venire a questo mondo per illuminarlo. E per questo questa immagine è così importante, così anche un'immagine che non penso che abbia un qualcosa di simile nella storia. Quindi siamo di fronte veramente a una porta della misericordia. Vedete, anche la forma del quadro riporta la forma della porta. Qui Gesù sta alla porta del nostro cuore e bussa e chiede di aprire la porta del nostro cuore, che lui possa entrare e festeggiare, stare con noi. In realtà siamo invitati a stare con lui. Quindi è una porta dell'accesso nell'aldilà, nell'altra dimensione. Questo quadro fa da ponte, fa dall'accesso, dall'ingresso nel suo regno, il suo regno che è nel suo cuore, questo cuore che emana la luce, questo cuore che
che posso dire è proprio fonte di luce ardente, che vorrebbe uscire, che vorrebbe penetrare, che illumina l'universo intero. Questa luce vuole entrare nel buio della nostra esistenza, della nostra vita, del nostro cuore. Io ve lo auguro che questa immagine vi parli, che questa immagine riesca a toccare la vostra sensibilità, la vostra anche che questa immagine riesca anche a entrare nella vostra vita, perché questo quadro ha proprio questo scopo di toccare i nostri cuori, di aprirli e di cambiarli. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio perché siete stati con me in questo percorso. Ormai siamo arrivati alla festa della misericordia, la festa che Gesù ha voluto, ma questa festa, proprio in questa festa, Gesù per la prima volta si è rivelato al mondo intero con questa immagine, con questo quadro. E oggi questo Gesù comincerà a compiere le meraviglie anche in questo luogo privilegiato direi, dove chi lo vede potrà mettersi veramente in comunione con lui. Qui sono con Don Giuseppe, che ha voluto che questa immagine, questo desiderio nel suo cuore oggi si è compiuto in qualche modo, quindi volevo anche sentire da lui come è nato questo desiderio di avere questa immagine nella sua parrocchia, nella sua chiesa. Con la storia, così per capire anche. Sì. Ci troviamo in una piccola parrocchia della diocesi di Locri-Gerace, San Nicola de Protonotaris in Pirgo Dragoni di Grotteria. Questo mio desiderio viene da lontano, perché è da molti anni che seguo e mi sforzo di vivere la spiritualità della misericordia. Questa conoscenza e questo desiderio è scaturito dalle confidenze spirituali di una laica, di una mamma di famiglia, che personalmente lei già viveva questa spiritualità. Nella Chiesa ancora non era in auge, in quanto non era stata elevata a culto ufficiale, sicché quando abbiamo iniziato insieme a vivere questa spiritualità venivamo spesso tacciati di devozionalismo. Ma quando poi San Giovanni Paolo II nel 2000, il 30 aprile, giorno della canonizzazione di Santa Faustina, ha ufficialmente detto che la seconda domenica di Pasqua d'ora in poi sarà chiamata la Domenica della Divina Misericordia, ecco che da lì non solo è stata una conferma per noi che già vivevamo questa esperienza, ma per milioni e milioni di cattolici sparsi in tutto il mondo. Da quel momento, diciamo, non solo il desiderio si è accresciuto, ma ho fatto di tutto affinché la spiritualità potesse diffondersi nella nostra diocesi. Infatti già da anni, in qualunque parrocchia mi trovo ad operare, mi impegno a celebrare con solennità la festa della Divina Misericordia, a farla conoscere, a diffondere questa spiritualità. Possiamo dire con tranquillità è una spiritualità per questi tempi. Io vi ringrazio ancora e sia lodato Gesù Cristo. Ci vediamo la prossima volta.